La festa dell'Immacolata Concezione ha a che fare con il nostro peccato. Chi riesce a vedere lassù in cielo, nel cupolone, dopo la scena di Adamo ed Eva che vengono cacciati dal paradiso, viene messa subito la figura di Maria. E Don Alberto credo l'abbia pensata proprio in riferimento a questo giorno. Perché? Che cosa è successo? Allora, noi eravamo in paradiso, Adamo ed Eva e l'umanità, eravamo in paradiso, stavamo bene, dialogavamo con Dio, eravamo sereni, l'uomo e la donna si fidavano l'uno dell'altro. Poi a un certo momento arrivò un evento fondamentale. Entra di scena il diavolo, il quale tenta Maria, tenta Eva, dopo tenterà anche Maria, tenta Eva e dice: senti, è vero, Dio ti ha dato il paradiso, ma non ti ha dato mica tutto, perché noi vogliamo sempre di più di quello che abbiamo. E allora il diavolo ci tenta sul di più. Guarda, non ti ha dato quell'albero lì in mezzo, ti ha detto non mangiare di quell'albero, ma guarda che quello è l'albero migliore, se te mangi di quello diventerai uguale a Dio. Dio, vedi, è cattivo, non ti dà tutto, ti toglie sempre qualche cosa. E questo è il grande peccato, e noi ci cadiamo sempre, perché l'erba del vicino è sempre più verde e vorremmo sempre quella degli altri. E vorremmo sempre di più. E non ci basta quel gioco, ne vogliamo un altro. Non ci bastano quei soldi, ne vogliamo degli altri. Non ci basta quella casa, ne vogliamo delle altre. Adesso ne vogliamo di meno di case, perché con l'ICI è un problema. Quindi ci basta uno. Però l'uomo cade sempre in questa tentazione. E che cosa succede? Che Eva va a prendere allora del frutto e commette il famoso peccato. Quando uno commette il peccato, rimane con l'amaro in bocca. Con l'amaro in bocca. Perché prima ti sembra tutto bello, tutto facile. Dai, via, fallo, cosa vuoi che sia. Non ti preoccupare, non ti vede nessuno. Ma quando lo fai, il diavolo ti toglie tutto tranne la disperazione. Tranne la disperazione. E allora Adamo ed Eva rimangono così, con un sentimento nel loro cuore, il sentimento della paura verso il Dio che li ha creati e che li giudica. E infatti quando Dio li cerca, come quando il prete in un campeggio cerca un bambino che ha fatto qualche roba brutta, hanno subito paura. Non è così? L'uomo ha paura di Dio e Dio di questo se ne dispiace. E dice: come hai paura di me? Paura si ha dei nemici, non degli amici. Ma siccome l'uomo ha preso così tanta paura, si è autoescluso dal paradiso e arriviamo dove siamo adesso, quella che il Salve Regina chiama la valle di lacrime, che è il nostro cammino, perché noi viviamo in una valle di lacrime. Certo, c'è la gioia di tutti i giorni, c'è, questi bambini la esprimono, però siamo dentro una situazione di peccato, c'è la sofferenza e c'è la morte. Come fare? Allora Dio ha uno stratagemma. Nella sua lungimiranza e nella sua compassione verso gli uomini dice: io non voglio lasciarli così. Non si vuole lasciare così. Allora pensa di inviare il figlio, di inviare Gesù. Ma da chi nascerà il figlio? Deve nascere da una donna. Allora Dio inizia a pensare a quella donna che avrebbe partorito il figlio, e fra tutte le donne della storia ne sceglie una,
di un villaggio sperduto della Galilea, di un secolo sperduto nella storia, e sceglie Maria. Maria è colei che ci riapre il paradiso. Ed è per questo che oggi la festeggiamo. Perché se non ci fosse stata Maria a rovesciare quella tentazione, perché anche lei è stata tentata dal diavolo. Quando arriva l'angelo e dice: vuoi diventare la mamma del Salvatore? Il diavolo sicuramente gli ha detto: ma no, non entrare dentro questa roba qui così grande, ma sta calma, sii umile, non accettare questa proposta. Maria invece ha detto: no, l'accetto. Perché quando uno segue la volontà di Dio fa sempre bene. E Maria ha ricambiato, ha ristabilito l'equilibrio e ci ha permesso di entrare in paradiso. Quando tocchiamo con mano qualche cosa del paradiso? Il giorno del battesimo. Questi bambini escono dal peccato originale ed entrano in paradiso, grazie a Maria e a Gesù. E per questo è bello che li festeggiate proprio oggi, i battesimi, nel giorno dell'Immacolata, perché l'Immacolata è la porta del paradiso. Questi bambini hanno il biglietto gratis per il paradiso. Gratis. Basta che lo conservano per tutta la vita, eh? E ci sono i genitori qua che devono custodire. Genitori, i padrini, le madrine, gli amici, la comunità, la parrocchia, perché li dobbiamo fare in modo che il diavolo non strappi quel biglietto per il paradiso. Farà fatica, molta fatica, molta, anzi qualcuno dice che non ce la può più fare, qualche teologo e non io, però oggi glielo consegniamo. Bene, adesso iniziamo il rito, ci alziamo in piedi.